Bella per tutti, saluti Darpux e in questo video vi parlo di Astro Train nella versione Thomas RP44 della Robot Paradise, ossia il KO del FenceToys FT44 Thomas. Vi ricordo veloce veloce che sti video di Transformers Masterpiece, i miei criteri di valutazione sono quelli della trasformazione ed estetici rispetto al cartone G1. Ecco la scatola che è enorme, l'aspetto è troppo semplice, c'è sta immagine ripetuta e la scritta. Tutto quanto riprende le scatole della FenceToys, ma come materiali non c'entra niente, infatti c'avemo sto cartone che è quello marrone classico ma sottile e leggero. In alcuni punti si sta a rompe ed è deformato. La qualità generale è quindi poca. E si è pure rotta la plastica interna. Quindi sta scatola tutto sommato è una scatola quasi sufficiente che si poteva fare molto meno grande. Sto modellino arriva senza il logo Decepticon, come tutti i modellini che non so Takara e non sono KO. In realtà questo è un KO, però è un KO della FenceToys, che è una compagnia third party, quindi per questo si parla di fourth party. Comunque, se ci volete capire un po' di più e approfondire il discorso, ho fatto un video dove cerco di analizzare e spiegare il mercato dei masterpiece. Vi metto il link in descrizione e dateci un'occhiata. Diciamo subito che questo modellino è complicato, e perché è dovuto al fatto che è un cosiddetto triple changer, ossia che ha ben tre modalità di trasformazione: una robot, ovviamente, e i due veicoli, il treno, cioè la locomotiva, e lo shuttle. In mano è pesante e massiccio, è super denso. Metallo e plastica sono durissimi. Davvero notevole per essere un KO. C'è molto metallo in giro, come qui nelle cosce, poi nei piedi, questo pannello laterale, poi nei fianchi e un po' in generale dentro. C'è del metallo, poi qui nel gomito e ovviamente tutti questi perni sono di metallo. Per non parlare poi della plastica che è ottima, è liscia e durissima. Esteticamente va molto bene, però è un po' appesantito qui nelle gambe che sono un po' tozze e non hanno il ginocchio visibile. Inoltre, sempre qui la linea non è molto pulita perché ci stanno questi pannelli e perni di ferro che si vedono. Il retro esteticamente non è molto pulito ed è appesantito visivamente, con tutti questi pannelli vari e parti di trasformazione. Però non è che si poteva far meglio perché questo è un triple changer. Tutto sommato poteva pure andare peggio. È invece di lato che secondo me proprio non ci siamo, è il suo lato peggiore perché si vede tutta la sua profondità e grassezza. Non c'è tecnicamente un backpack perché è tutto profondo uguale. Quindi nel complesso è un ottimo robot, in mano si sente davvero che c'è della qualità, anche se è un po' troppo tozzo e rigido, che a volte pare proprio un ceppo di legno. Vediamo le articolazioni. La testa fa giro completo. Però non fa su e giù quasi per niente. Le spalle ruotano e sono molto dure. E si aprono bene, anche qui abbastanza duro. Il bicipite ruota, ma non riesce a fare il giro completo perché ci sono le ali che impediscono anche il movimento di prima della spalla. Il gomito si piega con una doppia articolazione. L'avambraccio non ruota, il polso invece sì e fa il giro completo piegando il pollice. La mano è ottima, è ben articolata nelle dita, anche il pollice è articolato e ogni mano di Masterpiece dovrebbe essere fatta così. Il busto in teoria dovrebbe fare il giro completo, è molto duro, però ci stanno le ali che si intruppano col backpack, quindi di fatto non riesce a fare il giro completo. E inoltre non c'avemo il piegamento addominale. Le anche sono ben articolate, la gamba fa avanti e indietro, però indietro bisogna stare attenti sempre al backpack che intruppa. Si aprono e ovviamente bisogna tirare su i pannellini dei fianchi. Sta cosa a me non è che mi piace molto, però vabbè.
il ginocchio invece è molto articolato, è di metallo, è abbastanza duro ed ha una doppia articolazione. Allora, il piede c'ha sto problemino di sto pezzo che si apre sempre e lo rende un po' instabile quando sta in piedi. La caviglia si piega un po' di lato e fa poco avanti e indietro, quindi per il resto non è molto articolato sto piede. In conclusione, ste articolazioni sono ottime, sono dure e ferme. Il robot risulta stabile, forse troppo rigido, e infatti la posabilità non è tra le migliori. Quindi bisogna dirlo, è un po' scomodo da maneggiare, e probabilmente la stessa cosa è nel modello originale, perché questo ricordiamo che è un KO. Il confronto col cartone animato G1 va molto bene. Ci sono i dettagli viola, il colore grigio va bene ed è uniforme, gli altri dettagli pure vanno bene, specie nella parte alta. Mi piace molto la testa, e invece mi piace di meno la parte in basso delle gambe, dove c'è qualche differenza e qualche problema. Veniamo ai confronti. Qui con Blitzwing della Star Toys, e notiamo che l'altezza non è proprio la stessa. Qui invece con Skywarp della Deformation Space e l'altezza diciamo va bene. Qui invece con Soundwave della Fence Toys e sono alti uguale. Qui è con Breakdown della DX9. Qui è con Prowl della Takara Masterpiece e vediamo il confronto con l'altezza dei Carbot, degli Autobot. Qui invece è con Cliff Jumper della Fence Toys per vedere appunto le grandezze con i tagli più piccoli. E qui infine con Megatron della Takara Masterpiece e l'altezza va bene perché dovrebbe essere alto, uguale o leggermente più basso, quindi ci siamo. Parliamo della trasformazione che è bella complicata, ma questo non ci deve sorprendere o spaventare perché questo appunto si trasforma in tre cose come già abbiamo detto. E inoltre è pur sempre un Fence Toys. Come al solito non ve la faccio vedere perché potete benissimo guardare altri youtuber come Emgo, Mangmotion o Sweet Transform. Sulla trasformazione però ci stanno un po' di cose da dire perché il giudizio mio si basa appunto sulla trasformazione oltre che all'estetica. Ve ne parlo in generale senza far distinzione tra shuttle e locomotiva. Per trasformarlo ogni volta bisogna guardare qualche videoguida perché è davvero difficile da ricordare, specialmente nei passaggi delle braccia qui. La parte più difficile secondo me è questo pezzo degli scarichi che deve passare e far giro oltre le braccia. Ci passa pelo pelo, è molto difficile e volano bestemmie. E questa parte mi ricorda molto le dinamiche degli X-Transbots. Trovo brutta e non fatta bene sta parte qui delle gambe con questo pannello che sta sempre in fuori ed è poco stabile. Inoltre ci stanno sti perni di ferro dove deve slittare tutto e a me sta parte così non mi piace. Non mi piace neanche sta soluzione scelta qui nelle gambe, nell'inguine, dove le gambe devono venire in giù premendo questo perno che è molto duro ed è difficile. Poi ovviamente ci sono cose bellissime, tipiche della Fence Toys, dove fanno vedere la precisione e l'ingegneria, come qui, dove la punta dello shuttle si va a incastrare in modo millimetrico e precisissimo, e mi piace un casino. La trasformazione quindi è difficile, sia perché è complicata, ma anche perché alcune parti non si incastrano benissimo, come potete vedere. E questo è dovuto al fatto che è il KO, perché la precisione della Fence Toys la conosciamo tutti. E in altre parti ci vuole pure un po' di forza. Questo però vuol dire che è bello solido e si può spingere e tirare senza paura. Altro segno che questo è un oggetto di qualità. Ecco la modalità aereo shuttle.
È fatta abbastanza bene, la linea è uniforme, così come i colori, e ci sono tutti i dettagli giusti, però è pieno di buchetti e di linee di giuntura da trasformazione, e quindi non lo rendono così pulito. In mano è pesantissimo e bello denso, si sente il metallo che è un po' dappertutto in giro, la plastica è dura ed è di qualità. È molto stabile e non si muove o si stacca niente. Quindi in mano fa un'ottima impressione, si sente proprio la qualità dei Fenstoys, anche se questo è un KO. E secondo me tra le due modalità veicolo questa è la migliore. E il confronto col cartone animato pure qui è ottimo. Sono stati bravi a mantenere tutto grigio con i giusti dettagli viola e giallo e rosso. Esteticamente potrei pure dire che l'hanno migliorato un pochino in generale, rendendolo più sinuoso e meno squadrato, avvicinandosi di più a quello che è l'aspetto dello Shuttle nella vita reale. Vediamo i confronti. Qui è con Blitzwing della Star Toys in modalità aereo. Qui con Skywarp della Deformation Space. Poi qui, siccome ho finito gli aerei, vi metto Optimus Prime della Magic Square. Ecco l'altra modalità veicolo, ossia il treno locomotiva. Beh, innanzitutto è molto lungo, poi è pieno dei dettagli, però la linea non è così pulita, anche perché ci stanno alcuni pannelli che vengono un po' troppo in fuori e altri che non stanno bene in posizione. Però comunque è molto bello. In mano pure sta modalità è bella solida e pesante. Gli incastri non sono così perfetti, specialmente qui al centro. Le ruote girano tutte, anche se c'è questo pezzetto di metallo che si stacca sempre bastardo e poi fa resistenza quando devono girare le ruote. Guardate qua il livello dei dettagli che sono fatti molto bene. In generale è abbastanza equilibrato, ma ci stanno un po' dei punti critici. Come qui vicino alla cabina, dove ci stanno sti giunti, sti perni di trasformazione, sti pannelli un po' aperti, c'è un buco qui, si vede il perno, insomma. Qualche compromesso, qualche imperfezione accettabile, sennò poi voglio vedere come si faceva a trasformare. Però comunque, anche con questi piccoli problemini, in mano fa davvero un'ottima impressione. Anche qui il confronto col cartone animato è molto buono. Sono stati bravi a far praticamente il treno tutto viola, anche se c'è qualche parte grigia, ma ci sta perché è dovuta alla trasformazione. Rispetto al cartone animato si sono presi qualche licenza necessaria alla trasformazione e hanno aggiunto molti dettagli, ma nel complesso va più che bene. Vediamo i confronti della modalità treno locomotiva, qui con Skywarp della Deformation Space. Qui con Wild Rider della X-Transbots. Qui con Optimus Prime della Magic Square. E qui con Bumblebee della Takara Masterpiece. Vediamo i pro e i contro. Allora, negli aspetti positivi mettiamo le articolazioni e la solidità, i materiali, l'estetica e il confronto col cartone animato. Invece, tra gli aspetti negativi mettiamo la trasformazione difficile e non precisa, la rigidità, la
l'aspetto troppo massiccio e il fatto che in modalità robot è un po' instabile. Allora, vediamo gli accessori, eccoli qua, non so tantissimi. Ci avemo ovviamente il pistolone fucile. Poi ci avemo un altro volto con una differente espressione. Poi ci avemo staletta che va nel petto per renderlo simile ai giocattoli degli anni 80. Per finire gli accessori c'è sto binario che ovviamente serve per esporlo nella modalità treno, ma se si ripiega e si trasforma un po' si può usare anche come piattaforma per esporre la modalità shuttle. Non c'avemo la carta con le statistiche, però c'è il libretto con le istruzioni della trasformazione fatto abbastanza bene. Parliamo da concorrenza. I suoi due principali concorrenti sono lo Z-Toys Spacetron e il DX9 Cheager. Allora, l'Astrotrain della Z-Toys in generale è abbastanza buono. La modalità treno diciamo che è buona. Quella shuttle è molto buona, mi piace. Quella robot invece è quella più debole e si aggira sulla sufficienza, secondo me, perché è molto diverso dal cartone animato, ci sono dei dettagli diversi, colori diversi, insomma, proporzioni diverse. E anche nelle altre due modalità ci sono dei dettagli qua e là che non vanno bene, però nel complesso si difende. Invece quello della DX9, male male, a me mi fa proprio schifo, ve lo dico. Non c'entra niente col cartone animato G1, si capisce che è Astrotrain giusto dai colori, ecco. La modalità treno è brutta, quella aereo è abbastanza decente. La modalità robot è ignobile, il robot è tutto sproporzionato, poi c'ha quelle ruotine nei fianchi che non si possono vedere, giusto per dirne una, eh. Pensate che neanche ce lo volevo mettere in questo video, però alla fine ho detto vabbè, per completezza mettevocelo, però non è per niente G1. Quindi concludiamo il discorso. Ovviamente, come visto poco fa, questo è il miglior Astrotrain disponibile sul mercato. Non c'è storia, sia il KO che l'originale Fast Toys. Ma sento che secondo me si può fare un po' meglio di così. Questa cosa non accadrà a breve, probabilmente passeranno anni e anni ancora. Per carità, sto Fast Toys è ottimo. Però c'è qualche dettaglio qua e là che si può migliorare in termini di estetica e di trasformazione. Mi piacerebbe infatti che fosse un po' più snello, un po' come il Blitzwing della Star Toys. Comunque, secondo me va bene sia il KO che l'originale Fast Toys. L'originale, o meglio la ristampa più recente, l'ho potuta visionare e toccare grazie al mio amico Cyberon. Vi metto il link in descrizione del suo canale e guardatelo e iscrivetevi. Devo dire che sono praticamente identici, anche se Sven's Toys risulta un po' più leggero in mano. Io l'ho comprato su Show Z Store nel maggio 2023 a 111 € compreso l'espedizione. Quindi, considerando tutto quanto, l'estetica, la trasformazione, la posabilità, la solidità e quelle piccole imperfezioni, il mio voto quindi è 7,5. Ricordo che sta recensione non è fatta su foto, ma su sto modellino che ho in mano e può essere che il vostro sia un po' diverso nel bene e nel male. Grazie per aver guardato e dagli alla prossima!